Ciao a tutti, io sono Davide, lavoro a Nairobi per Reach for Children. Oggi siamo a Korogocho per una diretta in celebrazione del 28 maggio, il World Menstrual Hygiene Day. E, siamo verso la conclusione della celebrazione di questa mattina, di cui vi racconterò tra poco con Valentina, Managing Director di Reach for Children e Beyond Me, con Ivone e Massimo di Beyond Me. Intanto vi faccio vedere la parte finale, insomma, della celebrazione. E poi, insomma, i nostri ospiti si aggiungeranno alla diretta. Queste sono le ragazze con, insomma, i vestiti dei tribali. Pronti per l'ultima danza di questa celebrazione? We say that women are important people in the home, and we have a mother with us. A mother is a powerful person in the home. When our mother is there, we have peace. L'MC sta finendo l'ultimo speech. Intanto vi do una veloce introduzione di quello che abbiamo fatto oggi. Siamo appunto qui a Korogocho, come vi dicevo, all'interno di Gravesar Primary School, appunto una scuola che supportiamo da tantissimi anni all'interno della baraccopoli di Korogocho. E oggi, insomma, così come abbiamo fatto anche lo scorso anno, abbiamo deciso di celebrare all'interno della scuola prima e poi in tutta la comunità questa giornata molto importante per noi. Quindi vi faccio vedere qui il braccialetto che ho ricevuto, insomma, che rappresentano i giorni bianchi e i giorni rossi, che è appunto il simbolo di questa giornata. Abbiamo insomma fatto diverse attività qui con i bambini coinvolti. E niente, adesso si sta per concludere questa prima parte della celebrazione con una danza. Come vedete, ci sono tantissimi ospiti qui all'interno della scuola. Fortunatamente il 2022 ci ha alleggerito di quelle che erano appunto le misure estremamente restrittive inerenti alla pandemia di Covid-19. E insomma, adesso le ragazze sono pronte per l'ultimo ballo. Are you ready? What is the name of the dance that you are going to do to perform? Shamba Zulu? Shaka Zulu. Quindi questo è il nome. Ok, possiamo intanto, nell'attesa perché ci sarà un altro speech, mi hanno detto, invitare intanto anche Valentina, Ivone e Massimo. Buongiorno a tutti. Eccoci, buongiorno a Ciao a tutti. tutti. Ciao Ciao a Valentina. tutti, ciao Valentina. Ragazzi, ciao Massimo, ciao Ivan, ciao Davide. Ciao a tutti, vi Buongiorno a tutti. richiederò tra virgolette la linea tra pochi istanti, c'è Ecco. appunto uno speech prima dell'ultimo ballo, però quantomeno siamo riusciti a mostrarvi il clima, no? della celebrazione di questa mattina, Certo. che è stata appunto una giornata molto importante per noi. Esatto, perché oggi, ricordiamolo, è la giornata mondiale di sensibilizzazione all'igiene mestruale. È una giornata molto importante per noi, per appunto per Massimo, per Yvonne, che sono i nostri sponsor principali di questa nostra iniziativa. Noi siamo appunto Alice Forcine, per chi, se qualcuno che si è connesso, qualche persona che appunto non ci conosce, a parte tutti i nostri sostenitori e genitori a distanza, siamo appunto un'associazione che
Siamo nati nel 2006 e lavoriamo appunto dal 2006 con a Nairobi nelle baraccopoli a favore appunto dei bambini vulnerabili di quell'area. Abbiamo scuole primarie, orfanotrofi, l'asilo nido, ma da qualche anno appunto ci dedichiamo anche e soprattutto in difesa dei diritti delle bambine delle baraccopoli, perché dopo il Covid la loro situazione veramente è deteriorata, la situazione delle bambine e delle donne in quell'area, e in particolare questo mese noi lo dedichiamo tutto alla period poverty. Che cos'è la period poverty? È l'impossibilità per le donne, per le bambine, per le ragazze che si trovano in situazioni di estrema povertà. Si tratta di famiglie che non riescono a mettere insieme la cena, il pranzo, cioè le bambine l'unico pranzo che hanno è quello che fanno a scuola. Quindi è il problema delle bambine di non poter avere garantito i prodotti di igiene mestruale, quindi non possono avere gli assorbenti per la loro appunto situazione di estrema povertà. Senza l'assorbente le bambine nei giorni di ciclo non possono andare a scuola, perché ovviamente sennò sarebbero appunto prese in giro, e poi comunque non si sta bene in quei giorni se non si hanno gli assorbenti. Ovviamente la situazione diventa abbastanza tragica, perché rimangono chiuse in casa e perdono giorni di scuola, ma perdono anche la possibilità di mangiare, perché per loro la scuola non è solo l'istruzione, che è la cosa principale, ma è anche un posto sicuro dove stare, allontana dalla violenza, e è l'unico posto dove loro hanno garantito il loro pasto. Quindi è da un paio di anni che noi sensibilizziamo e parliamo di questo problema, perché non tutti lo sanno, e quindi cerchiamo di sensibilizzare, e a maggior ragione in questo mese noi facciamo questa maratona, che è sia virtuale, che come vedrete oggi sarà anche fisica. Virtuale nel senso che noi questo mese, dedicandolo alle bambine, tutti noi abbiamo la possibilità di donare un kit di igiene mestruale alle nostre ragazze. Noi garantiamo gli assorbenti a circa 1000 bambine tra tutte le nostre scuole. Ogni mese diamo loro gli assorbenti e i loro kit di igiene per potersi appunto garantire il loro diritto ad andare a scuola, il diritto alla salute e il diritto di vivere una vita normale anche in quei giorni. E quindi questo mese è dedicato a loro, appunto, per riuscire, diciamo, a raccogliere tutti i fondi necessari a garantire loro il loro kit di igiene. Qui con noi appunto abbiamo Massimo e Yvonne di BioMe, che sono i promotori di questa giornata, di questo mese, perché appunto come società BioMe ci permettono di raddoppiare tutte le donazioni che raccoglieremo questo mese, e in particolar modo anche oggi, e in più chi dona appunto ha una sorpresa, che adesso vorrei in realtà che Massimo e Yvonne parlino loro di questa bellissima iniziativa, che per noi è veramente importante. Grazie Valentina, siamo come sempre molto felici di essere dalla vostra parte, e in particolare oggi di essere lì con voi. E ogni anno diciamo siete sempre più attivi e attenti alle esigenze dei bambini, delle ragazze di cui vi prendete cura, e sicuramente questa è un'iniziativa molto importante in cui crediamo, e quindi donate, ma noi come azienda nasciamo proprio con questa coscienza del fatto che ogni azienda ha una responsabilità sociale, e crediamo che tutte le aziende dovrebbero prendersi cura di qualche iniziativa e sponsorizzare qualche iniziativa sociale di aiuto, perché non facciamo solo business, ma dobbiamo anche sentirci questo tipo di responsabilità, e quindi per noi è importantissimo, e lo facciamo con grande piacere da tanti anni, di seguire voi in queste iniziative e di promuoverle presso tutti i nostri, tra virgolette, followers. e quindi anche, oltre a quello che hai detto tu, ci saranno offriremo un codice sconto a tutti quelli che faranno una donazione, ecco, e raddoppieremo tutte le donazioni, quindi vi invitiamo a donare.
sì. Partecipare a questo bellissimo progetto. Sì, perché questo significa che oggi tutti coloro che doneranno un kit mestruale alle nostre bambine, e la loro donazione vale doppia, quindi invece che uno doneremo due. E quindi permetterete appunto alle nostre ragazze e bambine di continuare ad andare a scuola anche durante il ciclo, e senza vergogna più che altro. E anche il lavoro che stiamo facendo appunto adesso in questo giorno, ma è un lavoro che noi facciamo quotidianamente attraverso i corsi di educazione mestruale e sessuale, che poi, di cui poi vi parlerà Davide, perché lui è il nostro coordinatore delle attività educative in loco. Sensibilizziamo a queste tematiche tutti, maschi e femmine, perché la cosa importante, a parte appunto le nostre bambine, noi donne, noi ragazze, sono anche gli uomini. Tutti, certo, i bambini, tutti i ragazzi che devono essere educati e devono conoscere questa non hanno situazione. E quindi tendono essere a bullizzare. Scusa, Vale, se ti interrompo. No, ti volevo dire appunto che ben citavi il fatto che comunque anche i ragazzi maschi devono essere educati, no? Queste tematiche che sono importantissime. A tal proposito, volevo semplicemente dire che. Se ricordi, l'anno scorso, durante questa giornata, durante il 28 maggio, ci fu una dimostrazione di come viene indossato appunto un assorbente fatto da una ragazza. Ne avevamo parlato, esatto. con quale sicurezza, insomma, senza alcun tipo di vergogna, no? si fosse mostrata davanti, insomma, a dei coetanei per mostrare, no, come si indossa un assorbente. Quest'anno, all'interno di una rappresentazione teatrale, abbiamo avuto un maschio che ha fatto questa cosa, quindi abbiamo aggiunto un altro step a questa cosa, che è sicuramente importantissima. Certo. E quindi avremo anche delle foto che vi mostreremo, insomma, nelle prossime ore, prossimi giorni, riguardo a questo momento, che è stato comunque importante, no? Sai, all'inizio ci sono dei sorrisi quando queste cose succedono, però poi si capisce il motivo per cui vengono fatte, e insomma, certo. È stato davvero un bel momento. E certo, sono questi piccoli gesti rivoluzionari che permettono di cambiare veramente il mondo un pezzettino alla volta. Sì, sì, la percezione proprio. Sì, consideriamo che appunto la period poverty è un fenomeno che colpisce 500 milioni di donne in tutto il mondo. Wow. E il 10% è concentrato tutto nell'Africa subsahariana. In particolar modo, considerate che in Kenya il 65% delle donne, ragazze e bambine soffre di period poverty. Questo significa che veramente non si possono permettere di avere la loro igiene mestruale. E a maggior ragione durante il Covid, con appunto il problema dovuto appunto dal lockdown, la perdita del lavoro, un'economia che è caduta a livelli veramente impensabili, la situazione è ancora peggiorata, perché le nostre donne e le nostre mamme in particolar modo hanno dovuto dedicarsi a cercare di capire come a mettere assieme il pasto per i loro bambini nel momento in cui le scuole erano chiuse. Noi abbiamo fatto la nostra parte, ma non siamo riusciti a raggiungere tutto, ovviamente, in quel periodo, tutta la comunità, buona parte, ma non tutta. Quindi oggi veramente è una giornata importante per la sensibilizzazione alla comunità a queste tematiche, perché appunto è un tabù. Tutto ciò che è sessuale, e a maggior ragione mestruale, è un tabù lì. È un tabù anche da noi, inizia a parlarsene solo in questi ultimi anni, quindi... È un segnale anche per essere vicini e dare l'idea di partecipare e di dare supporto a questa situazione, perché così anche le ragazze non si sentono isolate e sanno di poterne parlare, di avere qualcuno con cui poterne parlare, se anche succede qualche situazione spiacevole. Esatto, invece di dover nascondere... E nascondersi, tra virgolette, in quei momenti è fondamentale avere questa tranquillità di poter trovare supporto e comprensione. Esatto. E poi noi, appunto, Davide, magari appunto lo puoi, questo puoi parlarne tu, di tutto quello che poi noi abbiamo nelle scuole che facciamo con le nostre ragazze, a partire appunto dall'infermeria, la social worker, i corsi. Però preferirei che ne parlassi tu, perché... Sì, allora diciamo che appunto per noi queste giornate, così come anche il 25 novembre, sono, diciamo, generalmente il culmine di quelle che sono le nostre attività, quindi non una celebrazione a sé stante, ecco, è appunto il raggiungimento di un percorso che abbiamo iniziato
tempo fa e che continuiamo negli anni. Allora, diciamo che innanzitutto noi abbiamo da inizio 2021 un'infermiera che è costantemente nei nostri progetti tra Dandora, Corogoccio e l'orfanotrofio che abbiamo a Dutawalla, Alice Village, che appunto si occupa non soltanto diciamo di visitare i bambini che possono avere magari, tra virgolette, passatemi il termine, un banale raffreddore, evitare appunto che vadano all'ospedale per un aggravarsi di queste malattie che sono poi facilmente curabili, ma anche per supporto psicologico a tutte quelle ragazze che hanno bisogno appunto di qualcuno che possa ascoltarle, con cui possano confidarsi e discutere di quelli che sono i loro problemi, che molto spesso sono appunto relativi a questi ambiti, no? L'ambito della sessualità. Un'altra cosa che facciamo sono i corsi appunto di educazione alla sessualità, di Reproductive Health, che riguardano gli adolescenti, sia maschi che femmine. Naturalmente ci sono delle lezioni che vedono la separazione di maschi e femmine per trattare nello specifico alcuni temi che a nostro avviso, ad avviso delle persone che coinvolgiamo per i corsi, devono essere trattati diciamo separatamente tra maschi e femmine, però la maggior parte dei contenuti sono appunto pensati sia per i maschi che per le femmine, proprio perché, come raccontava prima bene Valentina, tanti problemi riguardano la sfera femminile, ma devono passare attraverso una maggiore consapevolezza maschile, ecco. E poi naturalmente all'interno dei nostri progetti abbiamo da sempre degli assistenti sociali che comunque sono il primo punto, diciamo, di incontro tra il bambino e noi, perché sono costantemente nei progetti e servono appunto a garantire un contatto costante con i bambini, con le famiglie e ad un intervento appunto immediato qualora ci fossero problemi di qualsiasi natura. Quindi diciamo c'è un supporto a 360 gradi che sta crescendo insomma negli anni. Ecco. E poi scusa Davide, volevo specificare che ovviamente nelle nostre scuole noi abbiamo i bagni e l'acqua. Si dà per scontato. Perché si dà per scontato, ma non è banale, così, perché nella baraccopoli non ci sono bagni, non ci sono toilet, non c'è acqua corrente e le fognature sono a cielo aperto. Hanno dei punti di raccolta, tra virgolette, come dire, dove la gente va a fare i suoi bisogni notturni, perché sennò dovrebbero farli all'aria aperta, a cielo aperto, in mezzo alle persone, ok? E sono tipo dei bagni chimici, ma per modo di dire, nel senso che sono delle fosse dove la gente va, quindi voi immaginate il livello di comunque igiene nel momento in cui una persona, appunto una donna, già una bambina ha le mestruazioni, è il livello quale potrebbe essere. Noi nelle nostre scuole abbiamo i bagni, abbiamo l'acqua, quindi garantiamo loro il kit di igiene mestruale e in più questi assorbenti vengono comunque smaltiti correttamente attraverso dei contenitori che noi abbiamo nelle scuole e che appunto abbiamo una società locale che raccoglie e le va a smaltire correttamente. Quindi non è solo la distribuzione dell'assorbente, ma è proprio una cosa, un programma a 360 gradi, come tutti i nostri programmi. Cioè noi vogliamo garantire proprio il benessere totale ai nostri bambini, certo, a partire dai bisogni primari, ma anche la mestruazione è un bisogno primario, cioè il bisogno di avere, certo, di avere l'igiene è fondamentale per le ragazze, cioè l'igiene. Quindi abbiamo i corsi, abbiamo l'infermeria, abbiamo l'assistenza sociale, ma soprattutto abbiamo i bagni. Sì. Loro hanno che un posto, le loro bambine a scuola dove vanno e anche emotivamente bagni, sentirsi protette e avere La privacy garantita con la differenza. Certo, sì. Però l'ho specificato perché cose, appunto diamo per scontato. Diamo per scontato, fantascienza. Uno parla di scuola e lo dà per scontato. Però certo, non è banale, cioè, è così, certo, non tutte le scuole le hanno, insomma un po'... È proprio tutto un grosso lavoro che il nostro staff giù fa, che possiamo fare solo grazie alle persone che ci sostengono, ovviamente, perché... Certo. Ti tenevo comunque a dire, scusa Vale se ti interrompo ancora, in diretta, sì, appunto, vai. Durante la celebrazione di oggi, no, naturalmente io e i miei colleghi abbiamo avuto spazio
per parlare, per portare il nostro contributo, però appunto una celebrazione che è stata gestita da parte dei nostri partner qui a Corogoccio, Grapestar Organization, e ci hanno chiesto a me e a Tania, forse l'avete intervista alle mie spalle, qui in viaggio di lavoro, Tania si occupa del sostegno a distanza e del donor care, ci hanno detto di mandare, di portare all'Italia insomma un ringraziamento speciale, perché appunto come dicevi bene, il fatto di avere dei bagni a scuola, il fatto comunque di avere degli assorbenti sempre disponibili, per noi e per i nostri progetti viene visto quasi come una cosa normale, ma normale non lo è in una baraccopoli, quindi ci hanno chiesto insomma di portare il ringraziamento, quindi lo porto a te dal Kenya all'Italia, lo porto a Ivone e Massimo che ci sostengono e che permettono appunto che queste cose non manchino mai. Insomma, è sempre bello comunque sentirselo dire, perché tante volte noi lo prendiamo quasi come una cosa scontata, perché li garantiamo con continuità, però poi appunto nella realtà di Corogoccio non è cosa assolutamente scontata, ecco. No, il tema che abbiamo trattato oggi appunto end period poverty, quindi fine della period poverty, stop the stigma and end of the shaming, quindi fermare la stigmatizzazione e l'etichettamento sociale che avviene per connesso appunto alle mestruazioni, e appunto anche mettere fine a quello che talvolta viene visto come un momento di vergogna per una ragazza o per una donna. Quindi abbiamo trattato questi temi, abbiamo cercato di sfatare comunque alcuni miti questa mattina, perché purtroppo in tante culture, anche quella italiana, in quella keniota, ma in tutto il mondo ci sono tantissimi miti da sfatare, no, inerenti al periodo mestruale, e in una giornata come questa era appunto importante ricordarlo. Esatto, purtroppo, esatto. Anche culturali e radicati in una cultura millenaria, esatto, che esatto. Come dicono, esatto, questi momenti. Sì. Come dicono, non è banale che una persona decida di sostenere questo progetto, cioè secondo me tutte le persone, tutti i nostri donatori, sostenitori, genitori a distanza che scelgono di sostenere questo progetto, i donatori ricorrenti, noi abbiamo delle persone che ci donano mensilmente il kit mestruale, in quel modo garantendo veramente a una bambina ogni mese, certo, il suo kit mestruale, cioè sono anche questi, sono i nostri sostenitori, anche loro rivoluzionari, perché certo, è veramente sì, un tema difficile. Ma da trattare. La continuità in questo tipo di cose è essenziale, perché è fondamentale. Sì, non sono iniziative one shot, uno dice costruisco una scuola e poi ed è finito. Dopo no, è finito, no, non funziona così. Inizia da lì. No. Giorno per giorno, esatto, un aiuto da dare, un supporto da dare, ma poi insomma sono iniziative anche veramente su temi che si danno per scontati, quindi veramente è difficile anche comprendere quanto può essere sì, importante un aiuto anche piccolo, però dato con continuità, questo è fondamentale insomma. Sì, esatto, perché con solo 7 euro tu doni comunque un kit mestruale, certo, a una bambina. Se certo, poi lo doni in maniera continuativa, certo, sono 80 euro l'anno, una cosa così che però cioè, per noi è vita, per loro è vita, certo, per loro è certo, quotidianità, è la garanzia di poter vivere la vita con tutti i diritti garantiti e andare a scuola e fare una vita sì, normale, sì, ma insomma pensare... Poi noi non ci rendiamo conto di quanto possa essere invalidante, certo, sì, avere le mestruazioni in determinati contesti del mondo, quindi poi essere costretti a saltare il pasto perché non puoi andare a scuola, cioè, a rimanere indietro con gli studi, ci sono delle complicazioni che vanno al di là dell'igiene che già sarebbe importante, quindi certo, sono dei passaggi oppure quelle... anche che non che proprio è difficile cogliere se non esatto, sono difficili da cogliere, perché uno dice ok, esatto, kit mestruale, cosa aggiunge quello sul lato dell'igiene, no, caspita, da molto di più, da molto di più. Il risultato è molto più importante, certo, e poi anche soprattutto quelle bambine che magari appunto come tutte noi magari durante quei giorni oltretutto magari sei anche male,
Allora, noi abbiamo l'infermeria e quindi loro possono garantire anche le medicine antidolorifici che sono comunque sempre all'interno del progetto appunto della Certo. Period Poverty, quindi chi dona garantisce anche quello. Però aggiungiamo anche questo, cioè nel senso che uno ha il ciclo, per di più non ha l'igiene, per di più sta male e non ha niente per cui togliersi il dolore. Certo. E salta anche i pasti. E salta anche i Salta i pasti. pasti, non va a scuola, c'è tutto un circolo vizioso che va scardinato. Assolutamente. Davide, si stanno preparando? Ci siamo, un po' di ritardo, come spesso capita, però sono sicuro che il risultato Oddio. varrà la pena. Eccola. Scusate, non esiste evento in Kenya se non è leggermente in ritardo. Vabbè, Ah. anche da noi. Ci sta, anche da noi. Da Esatto. italiani non ci scandalizziamo. Esatto. Lasciamo spazio alle ragazze. C'è Eccoci. sempre tanta allegria comunque. Sì. C'è Oh, una bella energia proprio. Sì. Noi Davide, a ma volte c'è. siamo tristi per niente e scontenti per niente. E quando vediamo queste cose ci sentiamo dei Esatto. cretini. Cambiano le Davide. priorità. Sì, completamente. Davide, scusami, caro, ma ho intravisto il nostro volontario? Sì, c'era qui Federico che è in visita ai nostri progetti. E
Fede, era Fede. Sì, Federico, sì. Ah, è Fede. Sì. Che ci sono poi vi do velocemente un recap di quello che abbiamo fatto questa mattina, poi in realtà ne abbiamo già parlato comunque durante la diretta, insomma è stata una mattina molto coinvolgente. Allora abbiamo avuto diversi, diciamo, discorsi, speeches, insomma, come si dice qui, fatti dal nostro staff, quindi dagli assistenti sociali, da Prisca, l'infermiera, che ha dato una presentazione appunto relativa all'igiene mestruale e a come insomma garantire che l'igiene mestruale sia diciamo al up to standard, insomma, come dovrebbe essere, e poi abbiamo avuto appunto dei momenti un pochettino di canti e di danze. In realtà questa mattina questa era l'ultima, la terza danza di un gruppo di danze che appunto sono danze tribali che vengono fatte in momenti di festa, quindi naturalmente oggi è stato un giorno per ricordare appunto l'importanza dell'igiene mestruale, per ricordare che dobbiamo combattere la period poverty, per ricordare che dobbiamo combattere lo stigma e il shaming, la vergogna, però appunto era anche un momento per dall'altro lato celebrare, no, quello che queste ragazze comunque hanno all'interno di questa scuola, essendo parte dei nostri progetti che abbiamo ben discusso approfonditamente prima. Abbiamo avuto appunto anche delle poesie recitate e due rappresentazioni teatrali appunto che riguardano lo stigma che si crea riguardo, diciamo, alle mestruazioni, quando vengono, diciamo, a scuola, e quello che può comportare per un bambino la vergogna, l'emarginazione, se appunto non si ha il modo di combatterla, ecco. E velocemente, tra poco, siamo un filino in ritardo sul programma, dovremmo iniziare la marcia che vi dicevo appunto all'interno di Corogocio, e questa marcia ci porterà, diciamo, dalla scuola qui fino al nostro baby care, quindi vicinissimi alla discarica di Dandora, che è appunto anche un luogo simbolo sì, della mancanza di igiene, ecco, in generale, non solo di igiene mestruale, e quindi ci permetterà appunto di camminare all'interno della baraccopoli, di fare sensibilizzazione come l'avevamo fatto lo scorso anno a Dandora, e quindi di espanderci dalla scuola a tutta la comunità. Sì. Certo. E poi volevo appunto spiegare meglio anche come avviene la nostra, diciamo, poi distribuzione dei kit di igiene mestruale alle nostre bambine. Praticamente ogni nostra bambina riceve ogni mese il loro kit, però cosa succede? Noi manteniamo una parte, anche abbiamo anche una extra packet che noi teniamo nelle scuole, perché ovviamente tu mensilmente c'è la giornata in cui noi li distribuiamo gli assorbenti, ma poi ovviamente non è che cade sempre nel giorno in cui la bambina ha il suo period, ha le sue mestruazioni, il suo ciclo. Quindi ne manteniamo sempre anche appunto a scuola, in maniera tale che la bambina, se per caso si dimentica di portare con sé, come ti insegnano tutte le mamme, portati con te sempre l'assorbente dietro, perché in caso di... loro possono andare nella nostra infermeria o dall'assistente sociale e allora ricevono il loro pacchetto. Perché poi cosa accade anche? I pacchetti di assorbenti che portano a casa vengono poi ovviamente certo, condivisi. Certo. Sì, sì. Sì, sì. Noi lo sappiamo questo, per quello che gliene diamo 1/2. Perché certo, noi sappiamo che le bambine comunque poi andando a casa, se ci sono la mamma, la nonna no, ovviamente, le zie... alle sorelle magari più grandi, certo, ovviamente loro poi condividono, certo, quindi diciamo poi alla fine diventa una sorta di comunque di servizio che tu fai all'intera comunità, certo, garantendo comunque alle bambine i loro assorbenti necessari per il mese, per il momento in cui hanno il ciclo, però diciamo è anche una sorta di comunque aiuto, anche sì, educazione allargata e di supporto, certo, anche perché ovviamente le mamme poverine cioè si distruggono per cercare il lavoro quotidiano, andare a lavorare quotidianamente, trovare qualsiasi cosa da fare, perché lì poi le baraccopoli vivono di lavori informali, certo, quindi ogni giorno escono e dicono: e oggi che faccio? Non è che hanno un contratto, certezza di quello che faranno, certo, oppure prendono e vanno in discarica, iniziano a smistare i rifiuti e quel che raccolgono viene pesato e
e loro ricevono meno di $1 al giorno per tutto, per un lavoro di 12-13 ore. Oppure, per esempio, le nostre mamme del baby care, dove noi adesso andremo a fare questa marcia nelle baraccopoli, loro lavano i sacchetti di plastica che raccolgono in discarica nel fiume di Nairobi che passa attraverso appunto la baraccopoli, che è un Baraccopoli. fiume che ovviamente non è che è È una inquinato di fogna. più, c'è di tutto, c'è una fogna, ci sono i liquami, quindi Sì. comunque anche la salute. Quindi loro Pericoloso. comunque lavorano tutto il giorno in questo contesto per riuscire a garantire Li almeno lavano la cena. per Li ottenere di più lavano quando perché arrivano a lavano. vendere? Eh sì, perché Perché qui ci i valgono di più. sacchetti, eh sì, i sacchetti di jute, i sacchetti, adesso in Kenya da tanti anni sono banditi i sacchetti di plastica, quindi sono tutti sacchetti fatti di durevoli, Di che però fibre ovviamente poi naturali. vengono, sì, poi però vengono ovviamente buttati, loro li prendono, li lavano. E poi li rivendono o al Però. mercato oppure loro hanno magari si mettono fuori casa e. Ma si percepisce questa assenza di plastica rispetto al passato? Ma allora, un pochino adesso sì, perché comunque sai, dopo secoli di accumulo di plastica nelle discariche in giro, però devo dire che sono tanti anni che non si possono utilizzare sacchetti di plastica, quindi sì. Per Importante. quel che vale, ovviamente, una città come Certo, Nairobi estremamente però inquinata, però insomma è altri già un passo problemi avanti ancora, però. rispetto. Il Kenya in questo caso è arrivato prima di noi, eh? Esatto. Quindi Importante. è importante. Eccole che iniziano Con lo striscione. con lo striscione. Che ben spiega l'iniziativa. Poi Ah, sì. è sempre. C'è sempre un approccio festaiolo a queste, Sì, c'è ovvio. sempre canti. Anche per coinvolgere ovviamente la comunità che su alcune tematiche conosce, ma su queste è veramente molto, come dire, nuova. Certo, ma le scuole sono chiuse il sabato. Sì, di solito sono aperte la Abbiamo mattina il per via fare le ufficiale alla marcia tuition. qui a Sì. Corogogio. Ecco qua le Vai con i nostre ragazze e i pacchetti. nostri ragazzi. Che roba, orgoglio, veramente. Maschio, Meglio stato. eccolo lì il Ci nostro sono anche i maschietto col pacco ragazzi. di assorbenti in mano, mitico. Eh sì. Eh Questo è un bel segnale, è sì, proprio un bel eh segnale sì. Sì, proprio di supporto e di di cambiamento. orgoglio invece che di vergogna, proprio. Eccole. Appunto, appena la nostra scuola è Abbiamo arrivata la dato il via terza ufficiale alla media. marcia. Io naturalmente adesso vi sento pochissimo, quindi vi saluterei così mi posso aggregare, diciamo, alla marcia, al gruppo. Sì, magari Davide, se vuoi farci vedere solo un minutino all'inizio della marcia, che li vediamo andare per le strade e poi dopo ci salutiamo. Ricorrere. Eccoli qui che arrivano. Bravissimi. Benissimo. Vai, che devi marciare anche Bello. tu. In quanto uomo, Zungu, Grandissimo bianco, Davide, grandissimo. mitico. Bravi Grazie a tutti, voi. bravi A tutti, bravi presto, tutti. grazie mille. Grazie Grazie. Davide, Salutoni a da presto. Corogogio. Ciao. Sì, A presto, grazie a ciao. tutti, grazie a Ciao, ciao. tutti quelli che ci hanno seguito fino adesso e comunque che vedranno il video magari anche registrato e donate, Vi Donate, invitiamo a donare, donate, raddoppieremo donate. le donazioni, quindi progetto super importante. E avrete un gift anche da parte nostra. Una E sorpresina da parte nostra, speriamo vai. di riuscire ad allargare questa iniziativa. Sì, che cresca di mese in mese perché il supporto, come dicevamo, è E la importante con la continuità. continuità e non solo istantaneo, diciamo, ma proprio con continuità. Pensiamoci, Esatto. pensiamoci. Facciamolo tutti, che Gra così. esatto. Bene. Grazie mille. Grazie, Grazie Valentina, grazie di grazie Valentina, grazie tutto, Alice, veramente. come Grazie di sempre. tutto. Grazie. Grazie, Ciao. Ciao ciao a tutti. ciao. Ciao. Ciao.